Ciao a tutti, buongiorno, bentornati in questo video. Allora, questo sarà, scusate per i miei capelli, non ci fate caso comunque. Questo sarà un video tag che ho visto fare a Greta, quindi gli mando un enorme bacione e la saluto tanto. Comunque, adesso partiamo subito con le domande, sono 6 domande. E allora, iniziamo, mi sono scritta tutto sul mio quaderno. Allora, qual è il soprannome con cui ti chiama solo la tua famiglia? Soprannome strega, cioè, che poi in realtà mi ci chiamo solo mio padre, mio babbo e mio fratello. Quindi, mia mamma no. No, lei mi chiama Amorosa, Topolina, però ecco, o se no Carlo che è diminutivo di Carlotta, però a me non piace quando mi chiamano Carlo, anche a lavorare infatti a volte mi chiamano in questa maniera e mi dà fastidio, però cioè, alla fine ci passo sopra, ci vivo, anche se mi dà noia, però ci passo avanti. Comunque, poi, questa era la prima domanda. Seconda domanda, la tua strana abitudine. La mia strana abitudine, beh, in realtà penso di non averla neanche, onestamente parlando. Ci sto pensando, ma non mi viene in mente niente, francamente, perché non. No, per il momento non mi viene in mente niente. Se mi viene in mente poi ve lo dirò in un qualche video. Terza domanda. Hai qualche strana fobia? Beh, strana fobia. Non penso sia una strana fobia, però ho paura delle api. Sì, anche se in realtà non ho mai avuto paura delle api, vespe. Poi cosa ci può essere? Ah, i serpenti, sì. Di quelli proprio, sì, perché da piccola ho avuto un'esperienza brutta, quindi poi se vi interessa ve lo racconterò. Però ecco, le mie fobie sono queste, si possono chiamare strane, questo non lo so. Comunque, quarta domanda, qual è la tua canzone che canta abitualmente e ti scateni a casa da sola? Beh, in realtà ne ho due. Tre. Una è irraggiungibile di Shade, sempre di Shade, bene ma non benissimo, e quella di Johnny Scandal, che c'è anche Swami Caputo nel videoclip di Johnny, appunto. Ora non mi viene il titolo. Comunque queste sono, diciamo, le tre canzoni con cui che canto abitualmente e che canto anche in macchina, tra l'altro, e con la chiavetta queste. Comunque. Quinta domanda. Il tuo primo peluche. Se devo essere proprio sincera, non me lo ricordo. Proprio no, non me lo ricordo qual era il mio primo peluche. Proprio no, però mi ricordo di un leoncino che mi portò mio fratello dall'Inghilterra. Però non era il mio primo peluche, però non mi ricordo qual era. Sesta domanda. Qual è la frase o affermazione che dici spesso? Che dico spesso? Ti amo, è il mio ragazzo. È quella che dico più spesso, che gli dico più spesso, sì. Poi vabbè, dipende a chi anche la dici. Quindi magari o a una collega di lavoro, quel tuo ragazzo, a tuo marito, a una famiglia, dipende da chi. Comunque, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, spolliciate, mettetemi tanti pollici in su, lasciatemi tanti commenti, mi raccomando, rispondete anche voi alle domande con un commentino sotto al video, lasciatemi le vostre risposte in poche parole, e in più lasciatemi tante domande sotto al video oppure anche su Instagram, sotto l'ultima foto.
tanto trovate tutti i link dei miei social giù nell'info box, così almeno vi registro un ai mai, rispondere alle vostre domande, insomma, quello che volete voi. Mi raccomando, lasciatemi tante, tante domandine. E niente, io vi mando un bacione grande, ringrazio ancora Greta. Non è un video in collaborazione con lei questo, assolutamente no. Però la ringrazio perché questo video l'ho visto sul suo canale e mi è piaciuto, quindi l'ho fatto anch'io. Quindi io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!